Ci hanno reintrodotto in diretta gli Oasis con Supersonic, cara la mia Luisa, tu che sei un'esegeta del Britpop, come tutti sanno, tra le mille qualità hai anche questa. Chissà se abbiamo incontrato anche i gusti della nostra prima ospite. Qui stiamo per dare il buongiorno, la ben trovata, siamo molto contenti di ospitare qui a Slash Radio Web Isa Grassano. Buonasera. Buon pomeriggio, grazie. Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito e anche indirettamente per averci fatto leggere Come un fiore sul quaderno. Grazie a voi. È veramente un romanzo interessante per struttura, scrittura e anche per il contenuto. Come nasce? Sicuramente c'è molto di lei. Lo spunto iniziale è sicuramente riferito alla mia infanzia, ovviamente non possiamo dire qual è perché poi dopo spoilerebbe. No, non ha senso, spoileremmo. Però c'è molto di me, almeno nei ricordi, e c'è molto della mia terra, della Basilicata, dove sono cresciuta ed è dove un po' ci si ritrova, perché sono quelle terre che appartengono un po' a tutto il sud, quindi anche tutti quelli di altre regioni vicine alla mia Basilicata in qualche modo si sono ritrovati. Ed è la storia, lo anticipiamo, la storia di due sorelle, Speranza e Rosa, ambientata negli anni Ottanta, quindi c'è anche questo rivivere quegli anni che dicono tutti sono stati un po' i migliori di sempre. Questa storia che da un lato riprende Speranza bambina e d'altra parte c'è anche una Speranza donna. Una Speranza donna che ha 50 anni, che vive sulla riviera romagnola, gestisce un ristorante, manco a dirlo, di cucina lucana, la cucina un po' dei ricordi, quella fatta dei piatti della memoria, quelli che preparavano le nostre nonne, le nostre mamme, che quindi quando uno li assaggia, una sorta di Madeleine prussiana, sente un po' questo evocare, questo ricordo, e poi c'è appunto Speranza di 10 anni e quindi la Speranza donna attraverso dei ricordi, attraverso dei flashback, grazie anche alla presenza del suo nipotino Filippo che ha 10 anni, torna alla Speranza bambina e quindi rivive un po' questo rapporto con sua sorella, questo rapporto con questi genitori, con questo padre pessimista che le impedisce di fare tutto, persino di stare sul balcone perché si può cadere di sotto. Insomma, è un andirivieni tra passato e presente. È un padre pessimista, un padre che poi ci sorprenderà, ma non possiamo dire perché, è un padre che sembrerebbe quasi non amare Speranza a scapito invece dell'altra sorella Rosa. Perché Rosa è sempre la più brava, la più bella, la più buona, la più generosa, la più studiosa, la più tutto, insomma. E quindi in una parte, in una fase iniziale, Speranza quasi la odia, ecco, non è il termine forse più giusto, però sente questo dispiacere di questa essere comunque sempre considerata meno e trasparente rispetto a sua sorella Rosa. Dall'altro però finisce per voler eguagliare questa Rosa, quindi se Rosa legge due libri in una settimana, lei si impegna perché ne possa leggere tre. Oddio. In qualche modo far sì che il papà possa guardarla con occhi diversi. Infatti, cioè, da un lato il padre è riuscito a quasi attivare una sorta di competizione tra Speranza e appunto questa sorella Rosa, che comunque è più grande, vivrebbe a Lugano e lavora, quindi un tipo insomma di vita totalmente diversa. È il futuro che potrebbe essere anche il futuro di Speranza, quello che potrebbe essere il futuro di Speranza auspicabilmente. Ecco, sì, quello che probabilmente i genitori si aspettano dalla piccola Speranza e quindi cercano di instradarla su una strada migliore che potrebbe essere appunto quella del lavoro, quella della realizzazione personale, quella di uscire anche un po' dall'isolamento di quel sud che comunque
per forza di cose offre poco, perlomeno offriva molto meno negli anni 80, magari adesso un po' le cose leggermente sono cambiate, non tantissimo, comunque il Sud continua ad offrire poco, del resto io vivo a Bologna per lavoro, perché non, il lavoro è la cosa che manca, quindi il papà le dice... tu devi cercare di realizzarti, devi cercare comunque di trovare la tua strada al di fuori anche di questa terra, insomma. La cosa bella è che poi tra Speranza e Rosa si va a tessere una fitta rete di corrispondenza e, con lettere, e tra l'altro Speranza ha una sorta di passione per le carte da lettere, per le penne profumate che io ricordo. Con nostalgia, era un bel tempo, sì, quello di scegliere la carta da lettera. Oggi si va a colpi di mail o di WhatsApp, è una cosa diversa. Anche in questo senso, no? Com'è stato ricostruire l'idea, no, delle epistole, delle lettere, e a cosa si deve questa scelta al di là del tempo, però scegliere proprio, no, di lavorare anche perché sulla corrispondenza, che è una cosa bellissima secondo a me. Piace molto scrivere a mano, e io per esempio anche a Natale scrivo sempre i bigliettini, a volte vale più il bigliettino scritto a mano che il regalino, esatto, il pensierino. E mi piace cercare un biglietto particolare, e quindi ho questo ricordo delle mie corrispondenze che avevo con tutti i bambini quando facevo i campi scuola, piuttosto che anche da grande, con le cugine un po' più grandi, quindi mi è piaciuto ritrovare quello che a me manca. A me piaceva proprio aspettare il postino che mi portasse una lettera, a scrivere, e quindi ho voluto mettere questa forma di mia passione. Considerate che io scrivo a mano, io anche il romanzo l'ho scritto prima tutto a mano e poi lo ricopio, quindi scrivo davvero proprio per me il flusso dei pensieri. Bello. E sì, è un lavorone, anche perché poi a volte non riconosco la mia scrittura, cioè faccio un fatica perché scrivo in maniera confusa, un po' così, e tant'è che nel libro, proprio per differenziare, ho messo due tipi di, abbiamo scelto con l'editor, due tipi di corsivo, quindi un corsivo di una bambina, di come può essere quello di una bambina di 10 anni, e un corsivo invece di una ragazza di 20, che comunque però la scrittura a mano appunto si deve differenziare anche tra le pagine. Ed è una cosa molto bella, ma la cosa ancora più carina è che alcune persone mi hanno scritto adesso delle lettere a mano. A mano. Ed beh, questo è proprio bello. A riceverlo, sì. La forza dell'esempio, La forza dell'esempio. La fascinazione. È una cosa proprio bella, come se scrivessero a Speranza, me ne sono arrivate due o tre, la prima proprio mi ha sorpreso, perché in buchetto ho detto, ma che è questa roba? Cioè, non siamo più abituati a vedere una lettera, una cartolina, e invece c'è un po' questa cosa. Nell'altro romanzo, per esempio, Un giorno sì, un altro no, la protagonista inviava da New York delle cartoline. Quindi anche qua c'è un po' di cartoline, che anche lì è quasi difficile trovarle ormai. Sì, sì, infatti c'è un po' di nostalgia, probabilmente sto cominciando ad invecchiare. No, penso che ce l'abbiamo un po' tutti questa nostalgia, perché alla fine sono pezzi della nostra vita, no? Che un po' quando scompaiono, che magari normalmente non ci si pensa, poi arrivano dei momenti particolari in cui uno magari dice, se mandassi una cartolina, e poi scopri che trovarle è diventato abbastanza complesso. Ma per esempio, ad un certo punto io c'è scritto corri postino, che l'avevo scritto sulla busta, e io questa cosa non me la ricordavo che la facevamo quando eravamo ragazzine. Invece ho ritrovato tutte le lettere, che io ho conservato tutte della mia adolescenza, infanzia, e quindi questo, ho detto, oh, cavolo, che bella questa scritta che mettevamo, corri postino, corri veloce, e l'ho riportato dentro, quindi anche nell'aiutarmi a scegliere le cose o anche a rinverdire dei ricordi, ho letto un po' di quelle lettere che ho conservato e che conservo giù nella casa in Basilicata. Sì, perché poi fa impressione pensare che dalle cartoline, no, vere e proprie, che erano bellissime foto, insomma, alla fine, e adesso siamo passati veramente ai messaggi WhatsApp o a delle cartoline virtuali, che insomma
che sono tristissime, ma i messaggi WhatsApp ancora, è quando ti mandano solo il pollice, che tu scrivi 20 righe e uno ti risponde ok, e lì proprio io vado in crisi perché tu va bene. Oppure i famosi messaggi che vengono riciclati per tutti, no? Tipo degli auguri, sì. inviati più o meno a tutta la rubrica. È vero, no, in quegli anni, negli anni 80, era proprio bella questa cosa di scriversi, di avere del testo. Poi, per esempio, io ho ritrovato delle lettere scritte a pezzetti, cioè tipo, non so, una cugina che mi diceva: ho ripreso questa lettera dopo 2 o 3 giorni perché non ho avuto tempo di finirla. Cioè, quelle cose proprio belle, quindi era veramente magari lettere di 3-4 pagine. Adesso, sì, era tutta un'altra sì. storia. E però, Speranza, ha anche un fratello che però è molto chiuso in se stesso, se vogliamo, o comunque con la sorella non ama tantissimo neanche andare. Addirittura quando nell'82 devono festeggiare, vogliono andare fuori per festeggiare la vittoria del mondiale, sarà l'amica di Speranza a convincere il fratello a portarlo con sé. Beh, questo è uno degli episodi reali della mia vita, perché ovviamente c'è un po' un atteggiamento maschilista, c'era un atteggiamento maschilista un po' nelle famiglie del sud, quindi tu donna stai a casa, soprattutto se sei piccola. Ma nelle famiglie italiane più che se nel sud, sì, forse sì. Mentre ai maschietti era concesso tutto, quindi io mi ricordo questa cosa, questa vittoria del 1982, e ovviamente per me dovevo andare in piazza a fare festa. Poi pensi che io abitavo in un paesino piccolo, quindi neanche a dire nella città il pericolo, e mia madre dice: no, tu sei femmina, e questa amica, che poi l'amica in realtà esisteva e non esisteva, nel senso tutta molto romanzata, che però fa una sorta di solidarietà femminile e dire: dai, andiamo. Questo Pietro è il classico ragazzo che è più grande, quindi comunque vede la sorellina come una che crea problemi, insomma. Poi ho specificato nei ringraziamenti che mio fratello è un po' meglio di come lo descrivo, tutto un po'. Ecco, a questo proposito, la curiosità, è chiaro che gli spunti autobiografici sono molti, ma non è totalmente autobiografico il romanzo, proprio per la direzione intrapresa. Cosa proprio non è autobiografico, specialmente cioè, tra Speranza e Isa, proprio le differenze chiare che vuoi mettere pure in evidenza? Quelle che non sono, quindi sì, le differenze. Sì, allora, sì. Vabbè, il papà di Isa non fa il muratore, non siamo mai stati in Svizzera, come invece Rosa sta in Svizzera. E Isa è una peperina, è una che comunque non avrebbe mai accettato delle situazioni così, si sarebbe ribellata molto ai genitori, invece Speranza è un po' più passiva, accetta un po' più passivamente. Molte cose sono ispirate, però tante altre le ho inventate per una narrazione che ovviamente era funzionale al testo, insomma, quindi anche questa mancanza, per esempio, di un figlio, che nel libro viene enfatizzata molto. Io non ho figli, ma non la vivo come un dramma, come lo vive per esempio Speranza, quindi ovviamente poi quando uno scrive cerca sempre di mettere qualcosina di sé, ma credo che venga naturale, sì, perché è più facile descrivere se stessa, ma se stessa non solo nella protagonista, ma se stessa anche nell'alter ego, nell'amica, nei genitori, cioè si mette un po' di sé. Però i punti che insomma un po' differenti, e io per esempio non ho gli occhi cangianti, invece Speranza sì, e pare che siano gli occhi delle divinità, gli occhi che portano fortuna, gli occhi banalissimi, castani. E sui rapporti fraterni invece? Ma sui rapporti fraterni, ecco, nel senso che anch'io con mio fratello, molte cose mio fratello non me le ha fatte fare perché le doveva fare lui, quindi quello sì, lì l'ho enfatizzato, ma c'è molto di me nel rapporto con questo fratello, che era un po' il cocco di famiglia. È come magari avviene spesso quando ci sono i maschi, no? Il primo di mio fratello è più grande di me, quindi il primo ha sempre un po'
catturato le attenzioni dei miei genitori, insomma. Quello che colpisce è questa paura anche di Speranza di non essere creduta, no? Dalle persone e anche dalla sua migliore amica, da questa Lucia. Beh, perché comunque questa Rosa vive in Svizzera e non si sono mai incontrati, ogni volta che deve tornare c'è sempre un motivo o un altro, non riesce, il lavoro, gli impegni, i ritardi. E quindi gli amici cominciano a dire che questa è una sorella fantasma e lei ha paura perché dice: io comunque non ho una prova, non ho una fotografia, finché poi queste lettere si materializzano delle lettere diventano per lei un po' una prova che non sta inventando, che questa Rosa è il suo punto di riferimento, quindi sì. Lei l'ha citata prima, la Basilicata, che è uno dei personaggi in qualche modo, no, di questo libro. È un personaggio importante, questa location, questa ambientazione, una bella ambientazione con anche la festa padronale, con tanti usi e costumi, come si diceva un tempo, no? Le chiese, sì. Il fatto di andare perennemente sempre in chiesa oppure stare sempre nelle piazze, appunto la festa patronale, le usanze di lanciare petali di fiori, di queste cucine, questi piatti della domenica sempre molto ricchi, e c'è tanto della mia terra. Ecco, lì sono un po' campanilista, perché anche nell'altro romanzo, che pure è ambientato a Roma, comunque faccio un excursus in Basilicata, probabilmente come tutte le persone che abitano lontano dalla propria terra sentono molto più forte un attaccamento, e quindi nello scrivere diventa anche poi più facile raccontare quello che ti manca, ed è anche un modo, io poi mi occupo molto di turismo, quindi è anche un modo per far conoscere questa regione che fino a un po' di anni fa non conosceva nessuno, tant'è che alle pareti del ristorante di Speranza ci sono tutti i luoghi dell'anima, mi dice Matera con i suoi tassi, Maratea con il Cristo Redentore, e piuttosto che non so, San Mauro Forte, le Dolomiti Lucane con il volo dell'angelo. Quindi è anche un modo per far viaggiare il lettore attraverso queste pagine e chissà invogliarlo a venire a scoprire questo territorio che è particolare. Sì, è una terra che riserva molte cose interessanti, no? Sì. Del resto è stata anche un po' rilanciata quando, insomma, Matera è stata capitale della cultura, certo, nel 2019, ma i film, le fiction, basti pensare a Ima Tataranni. Che l'ha rilanciata molto, dopo Mel Gibson, lo stesso Rocco Papaleo con Basilicata Coast to Coast. Ed è, io quando sono arrivata i primi anni a Bologna e dicevo di essere di Matera, quindi 30 anni fa, Matera non la collocavano da nessuna parte. Dice, dove si trova? Dove rimane? Qualcuno, a sentire il mio accento che è molto simile al barese, la collocava in Puglia. altri magari in Molise, perché non c'è. E invece adesso tutti, il vanto di sentire: ah, voglio andare in Basilicata, ho fatto le vacanze in Basilicata, sono stata a Matera, è bellissimo, per me è una cosa bella, insomma. Speranza cresce a 50 anni a questo ristorante, e durante l'estate anche questo nipote, questo Filippo, che è veramente per lei una grande gioia, no? E lo considera quasi un genio. Perché è un bimbo che veramente sa tutto, e questo nella descrizione mi sono ispirata al bimbo di una mia amica, che è veramente un piccolo genio, Simone. E io quando parlo con questo bambino, che ha 10 anni, mi sento un ignorante, perché lui ne sa tantissimo. E quindi ho voluto mettere anche questa figura, così come per dare una speranza anche a tutti i bambini che studiando, leggendo, applicandosi, possono fare delle grandi cose e diventare qualcuno da grande. Di Filippo è un po' i bimbi che vorrei che venissero fuori in questa società che ha tanto da invece che ha tante pecche, e quindi sperare che ci mettano tanti di questi bambini così volenterosi, così studiosi, è una bella cosa. Tra parentesi, Filippo aiuta Speranza anche nel mettere a punto varie cose all'interno di questo ristorante, quando devono preparare vari eventi e così via. E
una delle cose che mi ha colpita, no, è questo riprodurre un Natale in versione estiva, anche se poi dire manca la neve, sarebbe fichissimo la neve d'agosto, diciamo. Quest'anno l'hanno avuta la neve in agosto in alcuni posti. Sì. Sestriere, Io, sì. sicuramente in infatti, Piemonte. io patisco il freddo in una maniera incredibile, cioè io vivrei un'estate perenne, sono l'unica che a 40 gradi non si lamenta. E Due, ogni siamo Natale, due. due, ah che bello! Meno male. Io odio l'estate, invece odio il apposta. caldo più che l'estate. E io invece in inverno, tutte le volte che arriva il Natale, soffro perché vorrei stare in giro, vorrei godermelo, ma soffro molto il freddo. E quindi dico sempre: vorrei fare il Natale al caldo. Almeno nel libro ho detto: immaginiamo un'atmosfera natalizia al caldo. E quindi, poi tra l'altro l'avevo visto una volta andando per lavoro in un paesino, facevano questa processione con Gesù Bambino perché un tempo Migranti. gli emigranti insomma, tornavano nelle vacanze estive e quindi riproducevano un po' questa festa patronale con la processione di Gesù Bambino. E allora ho trovato degli Certo, spunti deve e essere una cosa suggestiva, devo dire. deve essere particolare, sì, già fa strano, a me è capitato una volta per lavoro di fare un viaggio all'estero a ridosso, all'isola di San Lucia, a ridosso del Natale, già faceva strano vedere Babbo Natale in spiaggia, quindi era l'Immacolata, immaginiamo, insomma, per me sarebbe il top, però per te magari no. No, perché ormai siamo abituati anche a queste immagini, no? Proprio iconografiche del Natale, il freddo, la neve, che poi ormai inverni freddi non è che ce ne siano più, però insomma. Per me sono sempre Sì, eh. freddissimi. Io già oggi che piove e già ho freddo, quindi posso C'è dire. qualcosa di sbagliato quando cade l'acqua dal cielo. Esattamente, la penso anch'io così. Intimamente sbagliato. Concordo. Un'altra parte molto bella del libro è quando Speranza inizia a raccontare alla sorella, no, che la sua amica ha avuto la sua prima mestruazione e poi inizia a spiegare perché, insomma, altri punti che la mamma non si trucca, però lei ha ricevuto da Lucia un anticipo del regalo, questo lucidalabbra, e quindi questo desiderio da un lato di fare il grande salto, no, di diventare una Donna. donna. Sì. Beh, perché l'argomento, per esempio, mestruazione è sempre stato un argomento tabù, Tabù. un po' assurdo, un Sì. po' come tutto il sesso in generale. E quindi anche quello mi piaceva sdoganare certi temi che invece dovrebbero essere all'ordine del giorno. E quindi ho ricordato un po' questa cosa che io da piccolina chiedevo sempre, ed erano tutti vaghi, non si capiva mai, mi dicevano solo di non toccare le piante, di non toccare, perché c'erano queste tradizioni che magari la pianta si essiccava, e allora insomma, la metto nel libro però in chiave ironica, perché a un certo punto Speranza si domanda, ma anche la signorina Maria, che sarebbe la maestra, allora ancora ce li ha perché si fa chiamare signorina, Signorina. 70 anni è falso, quindi sì, ho voluto un po', perché poi nei miei libri c'è sempre un fil rouge ironico, un po' perché io sono così e un po' perché la lettura, a mio avviso, deve sempre far sorridere, riflettere sì, quindi qua e là, quella nota di riflessione, quella nota malinconica, quel vuoto che magari c'è qua e là, però deve sempre far sorridere, allora anche questo è un modo per fare un sorriso, insomma, tutte siamo state bambine, tutte abbiamo Come avuto no? queste fasi, un po' di dire ok, cosa ci sta capitando? Poi a proposito di passione, abbiamo detto della scrittura a mano, della lettura in generale, passione per i libri. Lì era tra Speranza e Rosa, c'era una competizione unilaterale di destrezza, di velocità. C'è anche modo, mentre dialogano a mezzo missiva le due ragazze, le due sorelle, di mettere dentro quella che è chiaramente una tua passione, quella per esse. Hermanesse. Hermanesse è una mia passione, ho voluto inserirlo anche lì perché avevo fatto un viaggio stampa sui luoghi di Hermanesse, mi aveva colpito moltissimo questo cimitero dove in quel posto si chiamano quasi tutti S, quindi ho fatto fatica anche a trovarla e poi ti aspetti da un grande scrittore, ti aspetti una tomba grande, invece una tomba piccolissima Però con tante con tanti testimonianze. tante testimonianze, questi bigliettini che la gente lascia con dei pensieri e che poi vengono raccolti,
all'interno, è conservata all'interno della casa museo di Hermanès, quindi anche lì l'ho inserito. E poi anche il libro apre proprio con delle frasi di Hermanès legate all'estate, sì, 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 che è un'altra mia passione, e quelle anche di speranza. Stimo estate tutta la vita. Uno dei libri più belli per me di Hermanès resta proprio Narciso e Bocca d'Oro, quello che non vogliono far leggere ancora Speranza perché è troppo piccola. È troppo, sì, sì, infatti, infatti. È veramente un libro notevole, direi. È vero. Veramente notevole. E poi l'altra cosa interessante è che a un certo punto la nostra Speranza, appunto, comincerà a fare anche considerazioni sull'amore, perché vedrà che la sua amica magari inizierà anche a flirtare con dei, sì, compagni, e lei si sentirà sempre da meno perché aveva questo problema dell'essere un po' piatto e la mamma non le voleva comprare il reggiseno imbottito. Eh sì, perché ovviamente quando uno cresce ha bisogno di avere delle conferme. Le conferme chi te le dà? Te le danno i genitori, ma i genitori di Speranza non gliele danno perché continuano a dire che l'altra è più bella, e quindi te le danno i compagni, ma se i compagni ti continuano a ripetere che sei piatta, che sembra che ti è passato sopra un trattore, e quindi questo complesso, questi complessi che Speranza si porta dietro, e anche Isa veramente un po'. E c'è questa voglia però di diventare grande, di dire ok, voglio diventare più grande, però non ingrassare molto, perché sennò poi mi prendono in giro lo stesso. È un altro modo. È un altro modo, quindi insomma una mezza misura, però in qualche modo farsi rendere visibile, perché tra le righe Speranza dice: a volte mi sento una persona invisibile, e quindi questo desiderio di sentirsi visibile e di essere apprezzata e amata. Riflettevo leggendo il libro, no? Che una storia come quella che lei racconta nel romanzo, qualora si fosse verificata ai giorni nostri, non avrebbe indotto l'insegnante a chiamare gli assistenti sociali? Assolutamente. Perché un po' i tempi sono anche cambiati. Assolutamente, ma non solo, avrebbero chiamato gli assistenti sociali, l'avrebbero secondo me tolta dalla famiglia, perché insomma, e lei... Minimo gli sarebbe venuta secondo me una di quelle depressioni che non riusciva più, indubbiamente. E per fortuna diciamo che Isa in qualche modo ce l'ha fatta lo stesso, anche se forse internet non avrebbe consentito magari la realizzazione di una storia social, no? Internet, sì, non avrebbe consentito forse, no? La realizzazione di una storia simile. Assolutamente, penso che sarebbe stato diciamo tutto molto più, sarebbe durato tutto molto meno tempo, insomma. Qui è durato comunque un anno, diciamo che, qui diamo un piccolissimo spoiler, con internet sarebbe stato molto meno. Molto più rapido, sì. Scopriamo com'è questa cosa e non però, diciamo insomma, altro. Devo dire che a volte io scherzo e dico: ma io non ho avuto proprio un'infanzia facilissima, perché insomma... Meno male che la prendo a ridere, però... Ecco Isa, anche qui torniamo alla fine a una cosa che è importantissima sia per il tuo vissuto anagraficamente parlando, sia per i personaggi, questi anni 80, e ascoltandoti, visto che è una riflessione che faccio anche io generazionalmente sono lì, che hanno... Però forse non hanno un impatto e una presenza contemporanea forse eccessiva, forse si stanno mangiando sti anni 80 citati ovunque, a tutti i livelli, la costruzione di un immaginario di oggi collettivo. Oggi i bambini sanno le cose degli anni 80 perché li rimbambiamo, perché sono quelle di quando eravamo bambini noi. Ma allora davvero c'è un po' il boom degli anni 80 adesso, un po' nei film? Perché ho l'impressione che il revival dei 70 non è stato così pervasivo. Dei padri e delle madri. Probabilmente perché adesso io non so se davvero siano stati gli anni più felici, a detta di molti sì. Però erano gli anni in cui c'era tanto, probabilmente c'è stato quel boom anche di più degli anni 70, e quindi c'è
questa nostalgia in qualche modo nel ricordarli e nel propinarli, perché basti pensare che su Facebook ci sono un sacco di gruppi, sì, noi che negli anni 80 sì. c'eravamo, che mi hanno aiutato anche tanto per ricordare le cose da mettere, tipo il bimbo in polvere, ma chi se lo ricordava più, esisteva quell'odore che ti entrava sì, nelle narici fortissimo. Però sì, molto penetrante, stiamo esagerando un po', perché ora ci sono libri, a parte il mio, ma ci sono proprio tutti tanti libri, tutti proprio sugli anni 80. E c'è un revival delle canzoni, l'altro giorno ho intervistato Viola Valentino che ha riportato in auge una canzone degli anni 80, remixata, quindi c'è un po' non lo so se è davvero nostalgia o se ci dobbiamo in qualche modo rifugiare in qualcosa che ci faceva stare bene. Forse più la seconda. Forse quello, sì, probabilmente è questo effetto qua. Insomma. E a proposito di musica, c'è anche tanta musica in questo libro. Ad esempio, Speranza sottrae una cassetta di Alan Sorrenti sì. al fratello, che ascolta talmente tante volte che la cassetta inizia a dare un po' di problemi e lei deve riavvolgerla e manualmente. Esatto. È vero, con la penna, con la matita, con la penna. Sì, con la penna, sì, ma i giovani di adesso che ne possono sapere quando si pigliavano queste cassette. E quando poi si impigliavano anche all'interno del mangianastri, era un problema se non si spezzavano poi. Quante volte abbiamo trovato queste povere cassette, uno le tirava fuori magari un po' distratto e si rendeva conto che aveva fatto Arianna praticamente, si è era vero. Fatto mezza casa con l'astro per terra. È vero, sì, anche la musica in quegli anni era importante, io mi sono limitata un po' alla musica italiana con il fratello che diceva ma che ne capisci, ma questa è musica, è brutta musica, devi pensare invece agli stranieri, quindi c'era un po', e anche qua ho fatto tante ricerche nel ricordare chi aveva vinto Sanremo in quegli anni, oppure quali erano le canzoni che avevano spopolato di più all'estero. Gianni Togni con Luna è uscita fuori, storie di tutti i giorni. Con Riccardo Fogli che aveva vinto proprio in quell'anno, e anche questo è bello, tant'è che in molte presentazioni facciamo andare di sottofondo proprio questa musica, proprio bello. Storie di tutti i giorni. È proprio oppure un Alan Sorrenti che all'epoca spopolava, ogni anno aveva una hit. Sì, è vero. Adesso chi se le ricorda però, cioè pensiamo anche alle feste. Spessissimo noi le cantiamo queste canzoni, anche i ragazzi di adesso che dicono come fanno a saperle. Poi ormai le feste nei locali, non sì, più le a feste casa, nei locali. No, le feste nei locali non le facevamo a casa, ci passavamo la scopa quando ballavamo i lenti, roba il gioco del pacco. Il brutto di questo mio libro è che sanno tutti quanti anni ho. È una cosa tremenda. E anche chi lo legge si sgamano tutti, quindi ma bisogna andare fieri della proprietà proprio perché siamo donne, eh? È vero, bisogna è fare vero. Un'inversione di tendenza in questo senso. È vero. A proposito ancora di curiosità, l'abbiamo toccato perché a proposito di personaggi così come la Lucania, è la cucina lucana, visto che sei trapiantata da tanti anni sì, a Bologna. Infatti a leggere veniva fame anche, esatto. In alcuni punti. E comunque sei adottata da una città che dal punto di vista gastronomico è un'altra eccellenza, molto diversa ma è un'eccellenza. Ecco, la cucina lucana te la devi preparare da sola a Bologna o... O è stata bene esportata? O veramente c'è un ristorante lucano? No, questo non c'è, me lo chiedono a tutte le presentazioni. Alle presentazioni vogliono sapere dov'è il mio di ristorante, certo. Dico, ma io non ce l'ho. Però ci si può pensare per il futuro. Sul mare. No, devo prepararmela da sola, però devo dire che anche la cucina bolognese mi piace molto, soprattutto le lasagne, i passatelli mi piacciono molto. I passatelli sono una meraviglia. Sì, sì. E mentre la cucina lucana, tra l'altro è una cucina che risente anche molto degli influssi delle regioni vicine, e il peperone crusco è una delle mie cose preferite che io mangio sempre volentieri, anche questi giorni sono stata giù a casa
nei ristoranti, ormai lo propongono un po' ovunque, ma spesso lo faccio anch'io, insomma, che poi il segreto è friggerlo proprio pochissimi secondi, poi è pronto. Buonissimi. E poi questa pasta che preparava la nonna utilizzando il rametto di ginestra, no? Anche. Sì, la pasta fatta in casa, sì. Che appunto è stata distracinata, insomma, mm-hmm. che si usava questo ferretto, e questo me lo ricordo, era particolarissimo. Io quelli non li so fare, non so fare nemmeno le orecchiette, veramente mi vengono tutte col buco. Non sono proprio bravi, cioè sono brava in cucina, ma fare le cose molto più veloci, la pasta fatta in casa ci vuole del tempo. E appunto non si ha tempo, quando si avrà tempo poi uno riuscirà a fare tutto, questo è sicuro. Chissà. Sulla copertina. La copertina è splendida, una grande idea. Ce la racconti e ce la spieghi pure, perché dà proprio l'idea di essere pensata in ogni dettaglio, di essere parte integrante del racconto. Sì, la copertina volevo qualcosa che proprio fosse appunto parte integrante, quindi io conservo tutto, ho recuperato i quaderni della quinta elementare, infatti nel fiore si vede per esempio gennaio 82, e li ho passati ad una mia amica che è una designer, un artista qui di Bologna che si chiama Alessandra Montanari, e lei mi ha ritagliato le parti un po' più carine e mi ha creato questo fiore. Quindi per esempio nella parte centrale si legge proprio: io mi chiamo Grassone Isabello, gli occhi castani, i capelli biondi, di statura 1,26 m, poi non si legge, ma nell'originale c'è scritto sono bassa, tra parentesi, e sono rimasta bassa, non sono molto cresciuta moltissimo, e con tutti poi i disegnini, e vuole un po' ricordare sia tutti gli schizzi che noi facciamo anche da grandi, perché quando parliamo, io per esempio ora sto parlando e sto disegnando ho delle casette o dei fiorellini, e che di solito si fa. Ma delle rose per caso? Come? Delle rose per caso? No, proprio del tipo margherite, che sono più semplici, sono negate nel disegno. E quindi ricordare appunto un fiore, poi alla fine si capirà anche perché, ma mi piaceva che fosse una cosa proprio mia, e quindi è nato questo fiore che un po' che rappresenta un po' tutte le bambine di quel periodo lì, insomma, con questi disegni fatti veramente male. Il titolo, cioè, del libro lo ha pensato lei oppure glielo ha proposto in qualche modo la casa editrice? No, l'ho pensato io, la casa editrice avrebbe voluto, mia sorella era un fiore, ci avevamo pensato, però avevo visto che c'era una cosa un po' macabra, magari. Sì. Vorrei e io invece mi piaceva proprio il concetto di quaderno, infatti è bello. Che appunto riportandolo un po' a quello che ci siamo detti prima, la scrittura a mano, e quindi come un fiore sul quaderno, insomma, è nato così, l'ho pensato io durante varie scelte, ma poi questa. E il verde, ovviamente, il colore di Verde Speranza, perché insomma, di nome di fatto. Le hanno proposto una realizzazione, che so io, cinematografica o televisiva? No, magari, peccato. Sarebbe bello, sì. Non è semplicissimo, perché io ci ho provato anche con l'altro romanzo addirittura anche la sceneggiatura, ma arrivare alle case di produzione è sempre un po' complicato. Perché, secondo me è un soggetto che si presta molto, questo, per io l'ho immaginato, insomma, sì, in tanti me l'hanno detto, anche amici attori che l'hanno letto mi hanno detto che si presta molto, però insomma bisognerebbe trovare. Però io ci spero non sempre. Non si può mai dire. Io così come Speranza sono molto ottimista, e quindi confido sempre che quelle cose, se ci credi, sei già a metà strada e accadono, quindi chissà. E poi riguardo invece al terzo libro, visto che hai preso due direzioni molto diverse, senza adagiarti in un sequel che magari tanti avrebbero voluto dopo aver letto il primo... E il terzo libro ci sto pensando. Allora, moltissimi continuano a chiedermi il sequel del primo, anche alle presentazioni. Adesso nel mese di agosto ho fatto un book tour tra Basilicata e Calabria, e tutti mi hanno detto: ah, questo è carino, però è il primo, quando ci fai il sequel? Perché probabilmente è una storia comunque di amore,
pur avendo dei temi importanti come i disturbi dell'umore e il disagio psicologico, quelle cose lì, comunque la gente si aspetta il sequel. Quindi sul terzo non lo so, sono qui che sto pensando, cambio completamente, perché poi io sono una che fondamentalmente si annoia, mi annoio da sola, cioè io devo sempre cambiare perché devo fare sempre cose nuove. Quindi sono qua che penso, cambio completamente genere e il punto su una terza storia completamente differente, o seguo l'input della mia casa editrice che continua a dire no, devi darmi il sequel del primo. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Il problema è che io devo consegnare tutto da contratto a giugno 2024. Beh, c'è meno di un anno. E sono ancora nella più alta confusione, appunto, considerando che scrivo tutto a mano. Ecco, a proposito del fatto che scrivi tutto a mano, no? Mentre chiedere a chi siede al computer ma qual è il luogo in cui le piace scrivere ha meno senso, perché ormai è vero che ci sono i portatili, però insomma bisogna essere sempre in luoghi abbastanza gestibili e serviti da vari servizi. Invece lei che scrive a mano ha dei posti in cui le piace scrivere, o magari, che so io, ha un'idea e ha bisogno di fermarla subito su carta prima che possa volar via, e quindi ogni posto, ogni luogo è il migliore in quel momento? Ogni luogo è il migliore. Io scrivo davvero, per esempio, anche se sto leggendo il libro di un altro, mi viene in mente un'idea, perché magari me l'ha suscita la lettura, e allora scrivo dietro, sai, nei libri, quelli che sono sempre quelle due o tre pagine finali, e quindi rovino tutti i libri degli altri perché scrivo sopra, e poi li devo staccare quelle pagine ovviamente che mi servono. Oppure scrivo sui tovaglioline ai ristoranti. Mi piace tantissimo scrivere in aereo, perché è un momento in cui hai, soprattutto i voli intercontinentali, ho tanto tempo senza cellulare che mi distrae, ahimè, molto, e quindi posso scrivere lì. E poi il mio posto preferito, se potessi avere una casa vista mare, scrivere sempre vista mare, ma non sempre possibile, e scrivo soprattutto molto al mattino presto. Sono mattiniera, quindi 5 e un quarto, dopo aver bevuto il mio caffè mi metto e scrivo. Tra l'altro c'è una strana abitudine che adesso stanno prendendo molti scrittori e scrittrici, di affittare dei luoghi dove chiudersi a scrivere. Sì, ma quello lo possono fare gli scrittori ricchi, nel senso quelli che fanno solo anche gli scrittori. Però non è anche una forzatura un po', cioè, perché è vero che magari si è più tranquilli, però è anche un po' una forzatura, no? Io non lo farei, per come sono io, infatti, non lo farei, anche perché poi io scrivo nei ritagli, nel senso che io poi faccio mille cose, perché sono giornalista, sono tutor, al master in giornalismo, cioè faccio mille cose, non potrei mai. E poi il fatto di stare lì e dover scrivere per forza, no, non è nelle mie corde. Un mestiere 24 ore su 24 deve essere un po' troppo pesante. No, no, anche perché io continuo a dire, io resto giornalista, e per me la cosa più bella è incontrare la gente, incontrare le storie, girare. Non potrei mai decidere di stare. Sono anche quelle poi che aiutano anche, secondo me, lo scrittore a crescere, no? Il contatto con le persone, altrimenti poi diventano o libri tutti uguali che lasciamo perdere, oppure insomma. Ma io, per esempio, che colgo molto da quello che mi raccontano gli altri. Per esempio, nell'altro romanzo addirittura io ho messo messaggi di gente che mi ha raccontato, di persone che ho incontrato in treno, che mi hanno raccontato le loro storie, perché sono una che poi la gente dopo 5 minuti mi racconta la propria vita. Probabilmente a proprio agio le persone. Ho questo, sì. E quindi è finito nel libro tante storie di gente in giro. Non potrei mai farlo stando nello stesso posto, no, sempre chiuso. Forse poi è migliore, no? È la cosa più bella che uno può trovare nel libro. Non fa per me, io ho bisogno del contatto, e poi ripeto, mi annoio molto, quindi figuriamoci se stare nello stesso posto 2 mesi. No. Stile eremita. No, non fa per me. Le cose più belle me le danno gli altri, me le trasmettono le persone. Con così tante attività, io intanto ho una curiosità: il giornalismo costruttivo, sì, come lo spieghiamo a chi ci sta ascoltando? Che tipo di movimento è?
Sì, allora il Constructing Network ho cofondato insieme ad Assunta Corbo, che è la fondatrice. Siamo partiti in sette, arriva dall'America, è appunto quel giornalismo che cerca delle soluzioni, quindi non si limita solamente a raccontare i fatti, ma cerca delle soluzioni, cerca anche di dare una chiave, appunto costruttiva, ma anche evidenziandone i limiti di una storia, quindi i limiti anche di un progetto. E adesso siamo in 150, continuano ad esserci delle iscrizioni. Non è il classico giornalismo positivo, perché appunto raccontiamo le cose belle, ma appunto anche le criticità che ci sono all'interno di quella notizia, di quella storia, di quel progetto. E ci crediamo perché è una forma di giornalismo un po' diversa, perché adesso siamo abituati a quel giornalismo che fa notizia perché sono storie brutte, perché sono quelle notizie acchiappa click. Cioè, noi vogliamo invece un giornalismo pensato, un giornalismo che approfondisce, noi ci mettiamo anche tanto a scrivere dei pezzi e soprattutto non abbiamo la velocità di dover fare un pezzo, non so, al mese, scusi, al giorno. Per noi a volte va bene anche un pezzo al mese, ma un pezzo che sia analizzato sotto tutte le sue sfaccettature. E quindi è un giornalismo diverso, ma secondo me è destinato a crescere, proprio perché la gente, al di là di quelli che appunto godono nel vedere le sofferenze o il pettegolezzo di turno o hanno voglia di approfondire una storia, una notizia. Sono più uomini o più donne che praticano questo giornalismo nel nostro Ma noi paese? siamo più o meno a metà, Ah. di 150 siamo più o meno a metà. Certo, le donne in prevalenza perché siamo un po' ovunque di più, però ci sono tanti, tanti, tanti iscritti. C'è anche un giornalista che è sacerdote, c'è chi si occupa di ambiente. Ci siamo di varie tipologie di giornalismo, quindi anche quello è particolare perché arriviamo da diverse branche tutte. Interessante. Decisamente, così come erano interessanti le guide emozionali, che sono un'altra rilettura molto, molto originale di un qualcosa piuttosto di solito lineare, per non dire sclerotizzato, no? Sì, anche le guide erano particolari perché dalla prima che era uscita in piena crisi, le 101 cose da fare gratis, all'ultima, forse non tutti sanno che in Italia, passando per In viaggio con le amiche, da cui è nato anche un blog, apro una parentesi, amichesiparte.com, per sole donne, non donne sole, e hanno uno spirito diverso, perché tanto adesso c'è internet, quindi un luogo uno lo trova velocemente, sa che cosa si mangia, sa che cosa c'è da vedere. Io volevo invece creare proprio l'atmosfera di un posto, raccontare le curiosità, raccontare anche gli incontri, quello che ho detto prima con le persone. Perdendomi ho trovato dei posti che mai avrei scoperto, e quindi hanno questo guizzo diverso le mie guide, e forse anche per quello sono sempre state apprezzate, ne ho vendute tante, ne hanno parlato molto, proprio perché non è la classica guida, vai a destra, vai a sinistra, trovi quello, è proprio una guida che ti racconta un luogo e chi lo abita e chi c'è dietro questo luogo. Molto bello, interessante, speriamo di leggerne di nuovo e così come a questo punto, visto che siamo riusciti a farti spoilerare che la deadline c'è per la consegna ed è giugno 24, quindi Ci tempo diamo appuntamento. l'autunno, per l'autunno, fine estate, inizio autunno, magari ce l'abbiamo sotto mano il nuovo libro. Natale, Natale, Ah, perché come Natale. deadline Ma ovviamente Natale hanno fa tutti. freddo, Isa, fa Appunto, freddissimo. e lo Appunto, andiamo a ti chiudi in casa presentare e ai leggi. Caraibi. Andiamo a presentare, sì, al caldo. Ecco, questa è una soluzione, vedi? Il giornalismo costruttivo proprio. No, invece Presentare al ti chiudi a caldo. casa e leggi, così Mamma non mia, senti freddo. io veramente comincio a pensare che vorrei trasferirmi 6 mesi al caldo e 6 mesi in Italia, prima o poi lo farò. Un grande progetto proprio. Un È grande vero. progetto. Guida allo stare al caldo 365 giorni Sì, l'anno. mi piace, Tutti un titolo, progettoni, progettoni un editoriali. progettone. Isa, grazie di essere Grazie stata davvero e con noi. complimenti. Grazie a voi, è stata una bellissima chiacchierata, grazie di cuore. Grazie, buon lavoro. Altrettanto, A a presto, buona presto, serata, grazie. altrettanto, buonasera. Grazie.
Come un fiore sul quaderno scritto per Giraldi, la firma è quella di Isa Che è Grassano, è stata stata con con noi. noi.